tanti progetti per il futuro e la soddisfazione della Fondazione SECA e del Comune di Trani per l'apertura e l'avvio ufficiale dell'attività del Polo Museale Tranese. Ciò che noi pensiamo e auspichiamo che avvenga, quello di poter, credetemi, rivalorizzare, regalare, rientusiasmare un po' quegli animi che, io lo dico in maniera soffusa, non solo i tranesi, ma diciamo un po' tutto il territorio lo vedo un po' giù di corda. Bene, con questo contenitore, con questa struttura, vorremmo in realtà rilanciare non solo la città ma il territorio tutto. Sicuramente questo oggi è un esempio di buona amministrazione, la sinergia tra il pubblico e il privato che è quello che serve per far crescere il paese tutto, immaginate poi questa città. Non perdiamo queste grandi occasioni, al contrario, proviamo a rilanciare. L'amministrazione comunale sta lavorando su un progetto molto ambizioso che sottoporremo ufficialmente alla regione brevissimo, ma ci già lavorando insieme con la regione, avendo la fortuna di poter colloquiare direttamente con la regione stessa, che è quello di mettere un po' in rete, è un progetto di valorizzazione di tutti i beni culturali della città, mettendoli tutti in rete. E in questo progetto è chiaro che faranno parte di questo progetto la Curia, stiamo lavorando con questo, anche su questo con la Curia, il Comune di Trani, il privato, chiaramente anche il polo museale a livello chiaramente quindi di musei, i vari privati come la Fondazione SECA e non solo, per una gestione di tutto chiaramente il patrimonio culturale, e questo per giustamente anche cercare di mettere in risalto la bellezza di tutti questi edifici, ma soprattutto anche per uno sviluppo turistico di questa città, perché è evidente che una città come questa non può che guardare a uno sviluppo turistico culturale. Questo oggi è un esempio lampante vicino a un patrimonio, e non della città ma di tutto l'intero paese, come la cattedrale di Trani. Questo polo museale, questo museo oggi le macchine a scrivere è l'esempio più lampante. Questo progetto di valorizzazione servirà a far crescere sicuramente il turismo in questa città, ma anche la bellezza di questa città. Da Trani per News 24.city, Stefano Massaro.